continuiamo la nostra novena in preparazione alla festa di San Giuseppe, sposo di Maria, vedendo insieme oggi un altro degli aspetti che la lettera Patris Cord di Papa Francesco ci offre: Giuseppe come padre lavoratore. È vero, tante volte viene chiamato carpentiere, falegname, lavoratore, artigiano. C'è anche una festa dedicata a questo aspetto di San Giuseppe. Il 1° di maggio celebriamo ancora San Giuseppe con il titolo di artigiano o lavoratore. E il fatto che Giuseppe abbia lavorato, presumiamo che anche Gesù abbia collaborato con lui, tant'è vero che fino a 30 anni conosciamo poco della vita di Gesù, perché era una vita in famiglia, una vita normalissima. Da 30 a 33 ha fatto la sua vita pubblica. E allora possiamo pensare che anche il figlio di Dio fatto uomo abbia lavorato qui in terra. E sappiamo come il lavoro sia proprio un collaborare, dipende da come lo viviamo, Però può essere, per noi cristiani dovrebbe essere, un collaborare all'opera creatrice di Dio. Ogni lavoro, al di là delle caratteristiche, delle circostanze, anche il collaborare alla scienza, anche quello è un lavoro. Tutto è nel disegno di Dio creatore, il quale si serve di noi uomini per continuare la sua creazione. Allora vedere il lavoro in questo aspetto, in questo modo, vuol dire anche scovare la dignità, non farne il tutto, quindi si lavora veramente per portare a casa il pane quotidiano, per mantenere la famiglia, se stessi, e non solamente per farne l'unico modo per realizzarsi nella vita, ecco. Il lavoro quindi ci viene proposto anche dal punto di vista cristiano come questo collaborare con Dio. Possiamo dire che assieme al collaborare con Dio vediamo il senso del dovere. Ecco, c'è anche un senso del dovere legato al lavoro. Perché uno dovrebbe fare bene il suo lavoro? Non solo per lo stipendio. Se io so che sto collaborando con Dio, qualsiasi lavoro stiamo facendo, tutto giova per la creazione che Dio sta portando avanti. Allora lì trovo il vero senso per cui spendermi per il lavoro e nel lavoro, facendolo bene, responsabilmente, dando il meglio di me stesso. Questo è il senso del dovere. Infine possiamo dire che produrre posti di lavoro, offrire posti di lavoro, è un atto veramente meritorio, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo, prima di crisi legato ai problemi sociali, economici. Oggi con la pandemia sappiamo che il futuro dal punto di vista del lavoro non sarà roseo. Ecco, produrre posti di lavoro è per noi cristiani veramente un atto meritorio davanti a Dio e davanti agli uomini. Io lavoro in una grande fabbrica da 30 anni. Io sono un insegnante. Quindi siamo dei privilegiati in un momento in cui il lavoro oggettivamente è difficile per tante categorie di persone. Noi abbiamo il cosiddetto posto fisso, questo ci fa sentire fortunati, ecco. Eppure io in questi 30 anni ho visto cambiare molto il mondo del lavoro. Ho visto modificarsi le attività, vedere soprattutto il lavoro una merce sempre meno richiesta. Il mio lavoro è sempre stato importante, non avrei mai rinunciato ad esso, quindi ho cercato sempre di conciliare la famiglia con il lavoro. E anche quando sono nati figli, ho un tipo di lavoro che mi fa vedere i miei alunni come se fossero dei miei figli, quindi per me è stato abbastanza facile dedicarmi a questo tipo di mestiere con come appunto una mamma si dedica ai propri figli. Nel nostro caso riuscire a conciliare, forse soprattutto quando i bimbi erano piccoli, casa e lavoro è risultata una bella sfida. Io ho cercato sempre di lasciare fuori il lavoro, fuori casa, e di portarmi al lavoro la famiglia. Forse per Maria è il contrario, ogni tanto è il contrario. Sono stato pure geloso dell'attenzione che dedica ai suoi alunni, però ritengo essenziale in una famiglia che il lavoro sia svolto da tutti, da mamma, da papà, dai figli quando crescono. È un'occasione che arricchisce di valori, di contenuti, di opportunità. Riteniamo che il lavoro sia uno strumento essenziale per intervenire sulla società, per mettere a disposizione i propri carismi, le proprie abilità, per cercare di migliorarla, e penso che sia importante. Fondamentale. Stretti
tribolazione. Ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio. Caro San Giuseppe, come sei stato una volta di fronte alle responsabilità di fornire le necessità della vita a Gesù e Maria, guarda con paterna compassione verso di me nel mio attuale bisogno di mantenere la mia famiglia. Ti prego, aiutami a trovare un lavoro retribuito molto presto, o se ne sono in possesso di onorarlo e mantenerlo con dignità e professionalità, in modo che questo pesante fardello di eventuale preoccupazione verrà tolto dal mio cuore e presto sarò in grado di provvedere a coloro che Dio ha affidato alle mie cure. Beato San Giuseppe, patrono di tutti i lavoratori, ottienimi la grazia di lavoro e la salute per lavorare. Aiutami ad essere coscienzioso nel mio lavoro, così che io possa dare totalmente ciò che ho ricevuto. Fa che io possa lavorare in uno spirito di gratitudine e di gioia, sempre consapevole di tutti i doni che ho ricevuto da Dio, che mi consentono di vivere serenamente. Permettimi di lavorare in pace, pazienza e moderazione, tenendo a mente il conto che devo presentare un giorno di perdite di tempo e talenti inutilizzati in modo fatale per l'opera di Dio. Glorioso San Giuseppe, il mio lavoro può essere tutto per Gesù, tutto per mezzo di Maria, tutto dopo il tuo esempio, santo nella vita e nella morte. Amen. Insieme con questo...